genitori, docenti e la preside, perché hanno creduto nelle istituzioni. Sono venuti a chiedere all'amministrazione di mettere a posto questi spazi e hanno creduto che noi lo avremmo fatto, quindi il rapporto è stato immediatamente sinergico, immediatamente le cose si sono realizzate. E le attività motorie sono importanti, non possono rimanere relegati in classe a fare teoria, ora finalmente potranno partecipare a gare, tornei, giochi studenteschi. Oggi veramente è un grande giorno, si è realizzato un nostro sogno. Dopo soli 4 mesi di lavori che hanno consentito di ripristinare le condizioni di agibilità della struttura, che era chiusa da 2 anni per una situazione di pericolosità della pavimentazione e di necessità di messa a norma, questa mattina la palestra di via Torre Cervati dell'Istituto Comprensivo Nevio è stata restituita alla sua completa funzionalità, dopo un intervento dell'amministrazione pari a circa 100.000 euro di fondi del bilancio comunale. In un momento di difficoltà economica noi stiamo cercando di ripristinare diritti soppressi. Stiamo facendo degli sforzi enormi per le scuole della nostra città, di questo andiamo orgogliosi perché lo facciamo con tanta intensità, collaborazione, spirito di squadra, e oggi un altro risultato che abbiamo raggiunto, merito che va soprattutto alle persone che ci hanno creduto. Ma io quando vedo i ragazzi, i bambini, mi commuovo perché sono la nostra forza, il nostro petrolio, la nostra energia, ci danno tanta carica e sono i cittadini di oggi quelli che stanno migliorando la nostra città.